Secondo lei la nostra provincia, la provincia di Cuneo, è isolata oppure no? È un po' isolata, sì. Direi quasi abbastanza. Sì, isolata. Molto. Io lavoro nel settore dei trasporti, non posso comunque dire oltre, ma sì, soprattutto dalla parte oltre Cuneo verso Limone. Ma io direi di no. Cuneo è un'isola felice, si sta ancora bene? Secondo me sì, mancano infrastrutture. È abbastanza isolata per quello. Poi minima cosa, ci sono minime difficoltà e voilà, tagliata fuori. Molto isolata. Sì, è abbastanza isolata perché ha delle strade interrotte. Con i fatti della tenda che non funziona più, non ci sono più turisti, non arriva più nessuno. Non parliamo del tenda che è crollato. La tenda chiusa, tutto, non c'è più niente, non c'è gente, non c'è niente. Per la Francia che ce l'abbiamo qua a due passi, ma bisogna fare il giro da Savona se si vuole andare. Io sono di Roma, ma la situazione è terribile. Anni fa per arrivare a Torino in treno ci si metteva meno di adesso. Da Roma fino a Torino impiego praticamente 4 ore, mentre da Torino a Cuneo impiego 1 ora e mezza, faccia lei i suoi calcoli. Non c'è un treno che faccia Cuneo-Torino diretto. Secondo lei è una situazione che prima o poi si sbloccherà, destinata a migliorare, o siamo condannati a restare un po' isolati? Turo secondo me cambia. Secondo me siamo destinati purtroppo a restare isolati. Secondo me siamo condannati. Io sono molto sfiduciata, anche perché a una certa età quando vedi che le cose non... Qualche soluzione secondo lei per uscire dall'isolamento? Migliorare appunto le strade. Secondo lei se per esempio raddoppiassero la Cuneo-Torino potrebbe essere una soluzione? Potrebbe servire, visto anche i merci che transitano sulla linea. Hanno eliminato tanti treni, per cui l'ultimo treno che parte da Torino è alle 21 e 25 minuti. Però il problema più grande secondo me sono le strade, la viabilità stradale. E altre suggestioni, per esempio un'autostrada Cuneo-Nizza, come la vedrebbe? Assolutamente sì. Sì, ma erano anni che dovevamo farla. Sì, qualcosa del genere. Cioè sarebbe già importante avere un'autostrada da Asti a Cuneo. E dell'aeroporto di Levaldigi cosa mi dice? Finché Torino non molla le briglie da lasciare partire Levaldigi, mi sa che Levaldigi rimarrà sempre un po' nascosto. Io sono albanese, quindi abbiamo avuto i voli da Levaldigi a Tirana, li hanno tolto, è un comodità. Quello non me ne intendo, ho sentito dire che adesso vogliono togliere una, però non sono aggiornata su quello. Utile al territorio cunese, sì. È un dono che mi ha dato il Dio perché stiamo vicini e possiamo viaggiare e possiamo tante cose, siamo vicini. Dove lei lo usa? Tanto, io, mia famiglia, miei parenti, tutti quanti. Poi speriamo che la galleria finisce più in fretta che possibile. Non siamo ben messi. Poi dopo c'è sempre la gente che si lamenta, che se fanno qualcosa fanno troppo, se non fanno niente, fanno niente. La gente non è neanche mai contenta. E se si può migliorare, sarebbe bene di tutti, no?